72 e di 3 del mese di agosto ci siamo recati nelle carceri giudiziarie di Potenza in seguito alla pervenienza agli atti del relativo procedimento contro il detenuto Carmine Crocco Donatello. Crocco. Avete scritto? Ho scritto. Cominciamo l'interrogatorio, avanti. Crocco non mente mai. Metta a verbale, metti, scrivi. Crocco non mente mai. Non mente mai. Vado avanti, Crocco. Sì. Commisi qualche piccolo riatuccio insieme a altri due compagni. Poi, invece, il 18 agosto ci unimmo ai volontari comandati da Mennuni, sì. E insieme andammo a Potenza, dove si inaugurava il governo dell'Italia Una. Il giorno dopo, sempre il capitano Mennuni ci presentò al colonnello Boldoni e ci unimmo insieme a tutti gli altri volontari e aspettammo i battaglioni di Garibaldi che stavano arrivando dalle Calabrie e andammo tutti quanti insieme col grande generale Garibaldi a Napoli, a Nola, a Santa Maria Capo Vetere, a Ponte della Valle. Piano. E quante battaglie. Ho partecipato un po' a tutte le battaglie della patria indipendenza. Poi, finita la guerra, abbiamo avuto il debito congedo e ci siamo presentati, niente di meno, dal governatore a Potenza, il signor Albini. Ma come lo conosco, rispettabilissima persona. Rispettabilissima. Il quale ci aveva promesso che si sarebbe tirato un velo sulle nostre colpe passate. Ma non era passato neanche un mese che questo stesso governatore aveva spiccato un mandato di comparizione per doversi trattare appunto le nostre colpe passate. Pena l'arresto immediato, capito? Allora, non essendo stata mantenuta la prima promessa, noi non credemmo neanche alla seconda. E dunque che faceste? E beh, feci quello che dovevo fare, ovvero presi nuovamente la via dei boschi. Ma conoscendo la vita del brigantaggio e quanto è dura, io pensavo fra me e me, se magari mi fosse stato possibile, che ne so, imbarcarmi per la Grecia, scegliere una bella isoletta, mettermi lì in faccia mare, con un bicchiere vino, tranquillo e lontano da tutte queste angherie. E invece, guarda un po', si presentarono delle persone segretamente e mi chiesero di partecipare a una controrivoluzione borbonica già tutta predisposta. Nello stato d'animo in cui mi trovavo, io che avevo a fare? No. Aderì subito e così divenni un capo brigante. Ma a differenza degli altri capo brigante che appena vedevano il nemico, disperdevano i propri uomini, io li attaccavo in aperta campagna e trovavo sempre il posto adatto per poterli sconfiggere. E da chi era composto questo armato? Guarda, che tattica usavate? Le tattiche? Ma io usavo le migliori tattiche delle milizie più esperte, ovvero tagliavamo i collegamenti telegrafici, facevamo saltare i ponti per bloccare le arterie stradali. Io con grande maestria riuscivo sempre a risolvere qualsiasi problema e tenevo in pugno la mia grande armata. Ma chi ci sta in questa armata? Ma fa, sta barbono. Un momento. In questa armata ci stavano gente semplice, gente un po' ostinata, ma soprattutto erano molto violenti, sì. Molto violenti. Ma quanti eravate? All'inizio eravamo un centinaio, ma ben presto diventammo più di 1000 componenti. Sì, 1000 uomini. Ma come siete riusciti a governare 1000 uomini di quella specie? Spiegatemi. Certo, non è da tutti, ma Crocco ci riuscì. Io avevo diviso i miei uomini in diversi gruppi, no? E li avevo sistemati in punti diversi, ma non molto distanti l'uno dall'altro, così nel momento della bisogno io li riunivo tutti insieme e affrontavamo il nemico. Generale, così mi chiamavano i miei uomini, e come un generale mi rispettavano. E quante battaglie si estesero in tutto il Molise, ma non solo, si estesero anche in Puglia e in Campania.
E quanti villaggi che abbiamo liberato, quanti, ma anche città importanti come Melfi. La nostra fu la prima guerra italiana, la prima guerra. Noi eravamo guerriglieri in lotta contro un esercito invasore, capito? Gigante leader, oh, ma state scrivendo? Ma come no, questo qua mo sono fatti che voi dite solamente per giustificarvi di gravi e svariati delitti, voi non siete altro che un volgare assassino malfattore. Ma le popolazioni locali come vi accoglievano? Generale, chiamami generale innanzitutto. Scusate, generale. Ebbene, le popolazioni come ci accoglievano? Ci accoglievano a braccia aperte, a suon di fanfara. I preti aprivano le porte della chiesa e mettevano fuori a Maronna Rocarmine in mio onore, in onore di un generale. In onore di un generale. Solo quelle poche volte che trovavamo una certa resistenza, poche, ma veramente poche volte, e solamente dove c'erano quei figli di puttana venduti ai miei motivi. Così, ma togliamo il linguaggio che qua non stiamo in piazza, Per questo sì, ma togliamo il linguaggio che qua non stiamo in piazza, capito? Favoreggiatori, va bene? Va bene, Crocco, andate avanti. Venni sconfitto in una sanguinosa battaglia sull'Ofanto. Ofanto? Sull'Ofanto. Ofanto? E i cavalli insomma capì che era oramai la fine, e allora sciolsi la mia grande armata e tentai di rifugiarmi nello Stato Pontificio, dove credevo di essere accolto con tutti gli onori spettanti ad un generale di Francesco II. Ah, e così vi siete dati alla fuga abbandonando i vostri uomini, Non è onorevole per un generale come a voi, No, aspettate un momento, vi ho già detto che eravamo stati sconfitti e le mie truppe le avevo sciolte, non abbandonate. E poi che dovevo fare? Li dovevo far ammazzare tutti? E io dovevo fare l'eroe, farmi fare la fotografia da morto in mezzo ai vincitori, come trofeo di guerra. No. E per chi poi? Per cosa? Vabbè, lasciami stare, che non ci interessa. Piuttosto, stavate dicendo, nello Stato Pontificio, che cosa accadde? Che privato, anzi, derubato di tutti i miei averi, fui sbattuto in prigione come un volgare assassino. Poi nel 1870, quando presero Roma, mi consegnarono al governo italiano. E lì mi giudicarono, che poi il resto lo sapete, no? Lo sapete. Mi hanno giudicato per 65 omicidi, 24 tentati omicidi, 18 estorsioni, 32 rapini a mano armata e 18 incendi di case e altri reatucci minori. Ho dimenticato qualcosa di importante? Mi sa di sì, perché qua gli omicidi contestati sono 66. Vabbè, 66, 2 più 2 meno, non formalizziamoci. Tanto il risultato è lo stesso. Mi avete condannato a morte e poi la pena me l'avete anche commutata in ergastolo e ve ne sono grato. Perché il posto dove mi avete mandato era molto bello, Porta Azzurro, che bel posto, che bello, Porta Azzurro, un'insenatura di mare, un porticciolo, un paesino abbarbicato lungo un pendio e su in alto nel verde Porto Longone. Il carcere dove stavo io, che bellezza, andate a visitarlo, che bello. E nei lunghi anni, no, di prigionia, io ho imparato a lavorare a uncinetto. Ma facci tu un piacere a lavorare a uncinetto, è una cosa da femmine, e poi voi un capo brigante, un feroce assassino a lavorare a uncinetto. E dallo con sto feroce assassino, e perché no poi, uncinetto rilassa, fa passare il tempo velocemente. Provate anche a voi. Come no? Però con l'aiuto di un giornalista io ho scritto un libro di memorie che consiglio caldamente a tutti di leggere. E poi finalmente sono tornato libero. Ma se non siete mai uscito di prigione? Appunto, Crocco non mente mai. E allora nel 1905, all'età di 75 anni, sono morto, appunto, in prigione. E morendo, mi sono liberato da questo corpo e da queste catene.
libero, finalmente libero. Da questa terra amara meridione, in questa terra amara.